prodotti, vedete che sono prodotti dall'ARPI, importati dalla Red Star, vediamo le specifiche tecniche dietro, le abbiamo qua, 0,98 grammi al pezzo, 10 pezzi la confezione, 9,8 grammi totale, categoria naturalmente P1, nome articolo Zeus Alba P1, ok. Piccole libertà poetiche a questo punto, quindi in realtà il nome reale di questi falco sarebbe Zeus Alba P1, ma dettagli. Andiamo però adesso a vederli all'interno, ragazzi, perché sono molto molto belli. Avevamo detto 1 grammo, sono 0,98, in realtà cambia veramente pochissimo. Eccoli qua. Devo dire, ragazzi, che si presentano davvero molto molto bene. La miccia, fra il resto, è veramente bella ed è molto bello che non so se lo vedete, ma va dentro petardo, non è come nei Monello, Lupo P1, Mini Thunder che è incollata sopra con un po' di scotch, va a finire direttamente dentro l'emettitore. Qua abbiamo la grafica, è bella in argento su blu, è davvero un bellissimo colpo d'occhio. Qua tutte le varie specifiche, categoria P1, 0,98 grammi, vedete qua questo articolo è usato per spaventare uccelli eccetera eccetera, non usare per divertimento, questa è la definizione di questi articoli per uso tecnico che possono essere posseduti già a 18 anni, prodotto a Tirana in Albania dall'ARPI. Sotto tappino di plastica, molto bello, naturalmente non sarà pieno per tutta l'intera lunghezza il petardo, qua c'è un tappino, probabilmente qua a questa altezza più o meno ci sarà un altro tappino e questa parte qui in mezzo è vuota, ma è un bellissimo cartoncino, molto spesso. Anche se non spessissimo, poteva essere più spesso. Secondo me è meno spesso dei Lupo P1, però per il resto devo dire che si presentano molto bene e sono davvero molto molto belli. Confezione da 10 pezzi, il che assicura sicuramente tanto tanto divertimento. Fonometro acceso, rilevazioni come al solito saranno a circa 5 metri. Porca vacca ragazzi, 120 decibel, 120 tondi a circa 3 metri di distanza, in realtà adesso proveremo un pochettino di più e andremo a 5 metri. Andiamo adesso col secondo falco, questo lo metteremo a una distanza maggiore, andiamo a 5 metri. Porca vacca, sempre 120, prima virgola 3, adesso virgola 1, lievissime differenze. Devo dire che si presentano molto molto bene, molto belli questi falco. Facciamo una terza prova per vedere, ma già vi posso dire che hanno delle esplosioni molto molto stabili. 120 e 3, 120 e 1, super stabili. Andiamo col terzo. Porca vacca. E 119,8. Avete visto, ragazzi, che sono veramente scarti minimali che possiamo attribuire al rumore di fondo della location che sporca naturalmente le rilevazioni. Devo dire che sembra un ottimo petardo.